Edin Bauchic, edizione non straordinaria, ma ormai diventerà ordinaria l'appuntamento della presentazione del mezzo della domenica. Bauchic in panchina, si è appena tolto la maschera, si rialza in questo momento, va ad unirsi ai compagni. Sono con Alberto Guarneri della redazione di Trevi Media per presentare la partita di domenica prossima contro il Biella. Buonasera Alberto. Buonasera Michele, buonasera a tutti. Si è reduci dalla beffa, dall'orrenda beffa di Bologna, una partita che si è giocata per soli 10 minuti per Cremona, ma che poteva portare due punti. Si è perso invece 80-78, una pioggia di triple nell'ultimo quarto non è bastata a ribaltare il risultato. Biella adesso sarà un avversario importante per questa Cremona, non si può fallire in casa. Biella che ha appena perso con Siena 70-67, mettendo in seria difficoltà i campioni d'Italia. Biella che, Michele, mi dicevi prima, è più o meno corta come noi, forse anche di più a livello di rotazione. Esattamente. Alberto, miss è molto professionale, complimenti. Beh, alla fine della classifica dice Biella di puntina 4, Cremona ne ha 2. Quello che doveva essere un match salvezza, e alla fine lo sarà senz'altro, vede i piemontesi partire con il vantaggio perlomeno dei 4 punti in classifica. Ci sono degli attacchi esattamente agli antipodi, vero? Beh, a livello di attacco, diciamo come curiosità statistica, che nella stessa partita si sfidano 3 dei primi 4 realizzatori del campionato. Il migliore è Von Wefer, a 22 punti di media tondi a partita. Coleman ne timbra poco più di 18 e Pullen 17 e 3, sono rispettivamente primo, secondo e quarto, se non sbaglio. Tra l'altro Coleman e Pullan sono anche il primo e il quarto miglior ladro di palloni del campionato, quindi una reattività per il reparto esterni biellese decisamente sopra la norma. Sarà una partita, secondo me, tra l'altro molto sentita anche da Brandon Thomas, perché se vogliamo parlare con il se e con i ma, lo possiamo dire, possiamo parlare di ultima spiaggia per lui, perché dopo le brutte prove, soprattutto l'ultima, quella con Bologna, 0 punti e un atteggiamento sicuramente non utile per la squadra, non può più permettersi di sbagliare, e Biella potrebbe essere, usiamo il condizionale, l'ultimo banco di prova. Anche perché c'è stato martedì scorso, dopo la ripresa degli allenamenti, il rendezvous con Marco Cabrini e Portaluppi, lunga discussione tra i tre, c'è stato da qualche parte, si è scritto Alberto, una tregua armata fino a quella che tu hai descritto, la potenziale ultima spiaggia con Biella. Thomas martedì non aveva esattamente un atteggiamento di una persona contenta, vediamo come si comporterà sul campo domenica prossima. Qua intanto sta andando in una freccia, viene servito, no? Si va dall'altra parte, in punta, si prende il tiro tabù e lo mette. Thomas che tra l'altro si è sfogato in settimana su Facebook dopo l'ultima prova di Bologna, sostanzialmente riassumendo, diceva che essere tifoso non vuol dire necessariamente capirne di basket e che questa situazione non piace per primo a lui, se non piace a noi, a lui piace 10 volte meno. Sicuramente l'atteggiamento è quello giusto, Thomas è giocatore tecnico e di qualità, almeno sulla carta è imprescindibile per questa Cremona, che non può fare a meno di uno dei terminali offensivi principali. Dopo Wofer e Milic deve ritrovare il ritmo, deve ritrovare fiducia. Biella potrebbe essere una tappa importante per sostanzialmente iniziare per lui questo campionato. Certamente, intanto qua si è iniziato l'allenamento, non andremo a filmare situazioni critiche come l'altra volta, perché Finelli chiaramente si è avvantaggiato dallo studio degli schemi e sull'ultimo tiro di McIntyre ha avuto il supporto del nostro filmato. Oman l'ha avuto l'altro giorno e ha steso il relatore con un destro, complimenti a Oman e anche a Finelli che ha un fegato tanto. Esatto, io mi complimenterei con Finelli più che altro per essere vivo e poterlo raccontare, perché un pugno in faccia da Oman non so quanti umani avrebbero potuto sopportare. O quanti omani anche. O quanti omani, dopo questo possiamo andarcene, vero? No, invece iniziamo a far sul serio. Sto inquadrando Alberto, Jonathan Tabu, gli toccherà a quel signore con la barba che tanto tanto piace a te. Che tipo di scontro diretto potrà essere? Beh, Pullen ha sicuramente una visione di gioco sopra la media, a livello numerico, a livello di assist non è un'ira di Dio, ma sicuramente è uno dei terminali offensivi principali della squadra di cancellieri. Tabù dovrà sicuramente mettere molta pressione, magari accantonare per un attimo la fase realizzativa e andare a contenere quello che è uno dei pari di Biella. Coleman, tanto per credere, ne ha messi 27 contro Siena, quindi no, contro gli ultimi arrivati. A livello difensivo
potrebbe esserci una staffetta fra Thomas e Von Wefer, un Von Wefer che è vero che ha messo 31 punti contro Bologna, ma spesso a livello difensivo ha lasciato alquanto a desiderare. Sono andato nel frattempo nel mezzo della tua spiegazione sull'Ollo d'Ercole, perché a livello di pressione, quando l'hai nominata, ne porterà sicuramente di più nelle sue proposizioni su Cullen. Sì, anche perché sia d'Ercole che Cinciarini, diciamo i panchinari tra virgolette illustri, stanno dando un ottimo contributo e spesso, spiace dirlo, come nel caso di Thomas, stanno addirittura facendo meglio i titolari. Cinciarini e d'Ercole devono confermare di essere utili a questa squadra come lo sono stati fino a questo momento. Un accoppiamento tra Zabo e Coleman è poco ipotizzabile perché c'è un mismatch di centimetri abbastanza importante, vero? Sì, difficilmente Maoric potrebbe optare per una scelta del genere, anche se la velocità di Tabu potrebbe essere utile per limitare Pullen, lo scopriremo ovviamente solo dopo la palla a due. Secondo me sarà più probabile una proposizione di Wefer o di Brandon Thomas, ma ovviamente l'ultima parola in merito sarà di quella di Tony Maoric. Se hai detto Wefer è quello che sto inquadrando in questo momento. Stiamo parlando, come hai detto prima, del primo realizzatore che andrà a incrociarsi col secondo e con il quarto. Tra l'altro, chi è il terzo? Quando si è preparato? Mi sfugge, non ricordo. Attualmente anche a me è l'ascoltatore barra lettore. Potrebbe essere quanto altro. Pandine, la butto lì. Buttiamola lì. Però ha sparato una virgola, non deve avere aiutato le sue medie. Quindi... Esatto, comunque le sue virgole sono migliori delle nostre, caro Alberto. Per carità. Sia chiaro, quindi abbiamo parlato dello scontro a livello d'attacco tra le guardie e poi c'è il discorso di Brandon Thomas. Sulla carta, stando alla numerologia 3 contro 3, Thomas contro Teo Soragna. È un accoppiamento atletismo contro, diciamo, esperienza, contro esperienza e tecnica, perché Soragna è un giocatore assolutamente califesco. Thomas non trova sicuramente un avversario morbido per poter rinascere, per poter risorgere da questo momento difficile, però potrebbe essere uno sprone ulteriore a far bene. Soragna è un po' il regista occulto di Biella e Cancellieri lo sa bene, ci indicano forse di stoppare le riprese perché andiamo sullo scottante, o forse no. Dato giustamente Antonio è venuto a richiamare di non inquadrare più tante situazioni e quelle critiche. E Alberto, hai fatto il nome di 4 esterni per Cremona e 3 per Biella. Biella ha fuori Chessa. Sì. Cioè, nel senso, non abbiamo nominato Chessa, però Biella ne potrà sicuramente usufruire. Beh, sicuramente Chessa va a ricoprire un po' quello che è il ruolo di D'Ercole per Cremona, minuti dalla panchina, di qualità e soprattutto di energia. Chessa ha dotato anche di un buon tiro da tre, per Cancellieri può essere un'arma importante. Andiamo sul settore lunghi, ci sono tra Jurak, Perkovic, Milic, Kuzmiskas, una fortissima matrice slava, i lunghi di Cancellieri e Dragicevic, dimenticavo Dragicevic, quindi ci sarà un piccolo derby balcanico, eccetera eccetera. Riusciamo a fare un'analisi immediata e poco sensata, come possiamo, d'altronde è nelle nostre corde, dei vari incroci? Per esempio, da 4 loro possono giocare con Dragicevic, che tende a portare fuori Perkovic, se si andrà da fuori non si fa di certo attendere. Decisamente no, poi quindi dopo questo accoppiamento è possibile quello tra Miralles e Milic, secondo me è una sfida equilibrata a livello di lunghi e Kuzmiskas con i suoi centimetri potrà sicuramente risultare utile dalla panchina, come si è visto tra l'altro a Bologna quando ha chiuso a doppia mandata la difesa cremonese. Ok, intanto gli Antonio ci ha fatto il segno che il tempo è finito, stiamo inquadrando i gradoni del Pallaradi. Miralles andrà a giocarsela contro Marco Milic, scontro di esperienza, atletismo, una volta c'era, però sono due che comunque, se stai a fare qualche zompo, lo sanno comunque fare. A livello puramente realizzativo, Milic è molto più catalizzatore della manovra rispetto allo spagnolo. Sì, Milic, soprattutto tra l'altro in queste ultime partite dove Thomas non sta dando l'apporto offensivo sperato, si sta un po' caricando la squadra sulle spalle, ovviamente è nelle sue corde, è nelle sue caratteristiche. È andato un po' sotto a Bologna a livello fisico, ma questo era prevedibile. Biella potrebbe essere un po' più abbordabile per il capitano. Poi ci sono i cambi della panchina, da una parte Kuzmiskas e Antonelli, dall'altra sembra che Soragna andrà a giocare una volta di più dei minuti da 4 tattico, e c'è Jurak comunque, il giocatore che sotto canestro, sotto l'area, sa il fatto suo.
Beh, sicuramente Jurak può portare esperienza e qualità, sta dando minuti alla panchina importanti a Cancellieri. È probabile un suo incrocio con Kuzminskas, l'altro sostanzialmente sesto uomo, se vogliamo chiamarlo, almeno a livello di lunghi, sarà un incrocio importante, anche perché serviranno minuti importanti dalla panchina per entrambi gli allenatori. Benissimo, questo è il nostro resoconto parlato / filmato di quello che potrebbe accadere domenica. Sabato tardo pomeriggio ci sarà la presentazione sul sito bbbcremona.com. Quindi non perdetevelo, e domenica notte, lunedì mattina ci saranno i reportage degli inviati della redazione. Saremo presenti in massa qui al palazzetto e vedremo cosa succederà. Intanto da Michele Gerevini e da Alberto Guarneri la più cordiale buona serata / buona nottata ai prossimi appuntamenti con bbbcremona.com e le iniziative di 3D Media. Buonasera.